Ci troviamo nel parco della Rocchetta Mattei con bellissimi esemplari secolari di cedri del Libano e tui, e in particolare riusciamo anche ad osservare quelli che sono gli esterni della Rocchetta Mattei e alcuni ingressi iniziali di questo splendido castello dalla storia davvero molto intrigante. La riapertura della Rocchetta Mattei e di conseguenza del parco per la prima volta ai visitatori ci ha concesso davvero un'occasione unica e incredibile, facendo vedere per la prima volta ai visitatori una parte nuova di castello che non era mai stata fatta vedere in precedenza, e di conseguenza proprio abbiamo avuto questo grande piacere, un riscontro molto positivo nel poter raccontare anche un pezzo nuovo di storia della Rocchetta Mattei. La visita a piccoli gruppi è molto curata, anche perché ci sono le guide che rispondono a tutte le curiosità che una persona può avere. La visita guidata al parco della Rocchetta Mattei è particolarmente indicata anche per le famiglie con bambini piccoli, perché questo parco è un luogo magico, quasi fatato, dove questo gigante addormentato si riposa, e soprattutto i più fortunati tra questi piccoli visitatori possono avere anche l'opportunità di incontrare la nostra bellissima mascotte Alexei, con la quale abbiamo potuto continuare la didattica a distanza durante il periodo del lockdown. Ero già venuta a visitare il castello internamente, ma il parco è stata una sorpresa bellissima.